Allora, signor Francesco Zappalà, ci troviamo in via Napoli, come avete potuto vedere, salve a tutti. Vogliamo parlare di questa zona molto caratteristica, sopra il quartiere di Trinità, sopra la chiesa della Santissima Trinità, con queste piccole vie ex trazzere, oggi pesantemente modificate, cementificate, dove sono presenti molte case e molte abitazioni. Scopriamo insieme però questi piccoli resti ormai annessi alle abitazioni, ma soprattutto vogliamo sapere le storie, aneddoti che sono avvenuti in queste, tra queste vie. Ma qua praticamente di quello che abbiamo è una di quelle stradine che è meno stata inquinata dal cemento, perché è rimasto il toponimo, quello che era via Napoli, era via Napoli, è rimasto. Però ovviamente di quello che c'era è rimasto ben poco, per il semplice fatto che le nuove costruzioni hanno deturpato quello che era il panorama di questa vecchia trazziera, sì, che poi non era una trazziera ma era un vicoletto del paese, perché poi questa andava a finire con le trazziere che c'erano nel circondario di Trinità. Di questo posto vediamo solo lembi di alcuni pezzi di muro, e una delle cose che è rimasta forse che qui sotto c'era un palmento, era un palmento che apparteneva, che era stato un lascito alla chiesa madre di Mascalucci, e che credo era un privato che è morto e aveva lasciato questo palmento con una decenza digna attorno al palmento che era qui dietro, e l'ha lasciata la chiesa madre di Mascalucia. Credo che ancora sia di proprietà della chiesa madre, non lo so. Adesso il palmento è chiuso, ovviamente. Certo. E in questo palmento c'era un signore che ci abitava come custode, che fra altre cose faceva le sedie, costruiva le sedie. Artigiano, quindi. Un artigiano che costruiva le sedie, le famose sedie di zammara. Tanto si facevano i seggi di zammara, che era un tipo di erba che si cresceva e si lavorava per fare. Veniva raccolta qui? Veniva raccolta nelle zone vicine ai fiumi, perché questa era una pianta che cresceva nei dintorni del fiume. C'era una bottega, la vendeva? No, lui li faceva in privato, non solo li faceva, ma anche li sistemava, perché praticamente, fra altre cose, era una persona anche caratteristica, questo, un signore abbastanza modesto nelle cose. Poi, come storia, abbiamo qui sotto, abbiamo un punto dove si dice che anticamente possa essere stato anche un fondo arabo, perché lo stile è tipico di quello arabo, nel senso che c'era l'arco, il cortile dove vivevano più persone. Di questo ancora rimane quest'arco e questo portoncino. Sì, ora andiamo a vedere. Che ora andiamo a vedere. Poi un po' più sotto c'è una strada con un toponimo caratteristico, che dicevano a Vaneglia di Spinna Gadditi. Che Spinna Gadditi? Spinna Gadditi. Non si sa l'origine di questo, di questo appellativo Spinna Gadditi, sì. Però è rimasto così, perché quando diceva le vedeme Spinna Gadditi, questo vicoletto era una di quelle arterie che congiungeva sempre con le famose trazziere dei Mascalucini, sì. E quindi, e qua abbiamo ancora qualche pezzettino, qualche cosa che si vede del vecchio che ci è rimasto, poi del resto non è che ci sia una, sì, storia molto importante. Questo era qui dietro, questo vicoletto che c'era, la vigna era proprio dove c'è tutto questo settore qua, dove c'è l'albero di vico, dove ci sono queste case, qui dietro era tutto un piccolo vigneto, che era tutto della chiesa madre di Mascalucci, è stato donato alla chiesa madre di Mascalucci. Questo nel periodo... In che anni siamo? Ma siamo nei primi anni 20, anni 30 del Novecento, quando è stato donato alla chiesa, però... La chiesa usufruiva di questo vigneto, questo vino, di cose fino agli anni 60, diciamo. Come mai è stato donato alla chiesa madre e non alla chiesa Trinità, alla confraternita? Ma dipendeva questo, erano per i cosiddetti donazioni, lasciti che facevano le persone per la chiesa, cioè, non la chiesa madre, ha tantissimi lasciti che sono state lasciate così, era per la cosiddetta indulgenza plenaria, chiamata, sì, per avere poi le preghiere, le solite cose. Ok. Questo qua, che ora si vede ancora, qua si sono fregati anche un pezzo di questo balaustre qua, sì. Questo è il palmento che ancora all'interno è uguale, l'antico preciso. Palmento. Qua. Il palmento, perfetto. Questo è. E questo a che epoca risale? Ma questi sono palmenti che vanno ai primi dell'Ottocento, perché no, questo era un palmento, non era di quello storico antico, quello col legno, questo era un palmento di quello col torchio, che praticamente era un piccolo palmento, qua ancora si vede la finestra dove veniva scaricata l'uva,
da questa finestra si fermavano i carri qui sotto, scaricavano l'uva e all'interno c'erano poi il lavoro che si faceva per la trasformazione dell'uva in mosto. E all'interno qui sotto ci sono i tini, cioè, praticamente è rimasto così com'è, tranne che è stato. E quando è stato abbandonato? Ma è stato abbandonato una trentina d'anni fa, quando ancora qua c'era qualche lembo di vigneto che si lavorava, purtroppo questo non è successo. E questo signore che abitava, entrava da questo posticino qua, sì, e aveva il custode chiamato, questo che faceva le sedi, abitava in questa casa dove ci sono queste due finestrelle. Sì, rotonde. Sì. Sì, ora forse che credo che si possa vedere qualcosa del palmetto. Ecco, come vedete qua ci sono ancora i resti dei tini che si vedono, è abbandonato. È un peccato, però queste sì, cose sono cose che dovevano essere conservate. Sì, conservate perché queste sono della memoria collettiva. Da questa parte c'era la casa dove abitava il signore, da questa parte c'era il palmetto, che ancora sopra si vedono archi, tini. Bene, grazie signor Francesco Zappalà, che dirle, ci ha fatto scoprire questo è l'arco che diceva, no, questo qui della casa annessa. Questo adesso è un pochettino, l'arco è rimasto quello che è, però il cortile è di, diciamo così, di stile arabo, sì, che sicuramente pensava che prima questo è, ovviamente non ci sono più, non c'erano loro questi garage, queste cose, ma qua ancora la gente che ci vive, qua abitavano tutti. Come vedete non solo c'era il cortile, ma c'erano anche le scalinate, vedete ancora quella scaletta là, quella è una scaletta originale, è una scaletta originale, quando qua entravano anche il terretto. E questa invece qui sotto poi la, diciamo, è rimasta molto simile all'originale di quando si scendeva per via Trinità. Perfetto, perfetto. Sì, anche il muretto, quindi possiamo... Questo è il muretto, quella da destra, da sì, destra è l'originale, da sinistra no. E la stradina ha assunto le stesse dimensioni di come era prima. Sì, era una stradina stretta. Era difatti, come si chiamavamo, i vanelli. Ma vanelli si riferiscono a piccole arterie, vinelli, sì, la vena piccola, okay, piccole arterie. E si chiamavano vanelli, i vanelli. E qua all'angolo di questa stradina qua c'era la cosiddetta via Spinnagaddidi, che adesso non c'è più. Ah, no, c'è la via, il vicoletto c'è, però non ha più confluenza con nessuno, okay, è rimasto cieco. Okay. Qui dietro era tutto vigneto, ovviamente, qua una volta erano tutte, sì, vigne. Queste case qui non c'erano, erano vigneti pure. Insomma, c'è stato un po'. Però l'unica cosa, ogni tanto rimane ancora qualche pezzo del vecchio muro che serve, che ovviamente non era neanche incementato, erano sì, mura lasciate così rustiche. E questi risalgono sempre. Questi risalgono al periodo, chissà quando sono stati costruiti. Certo. Che poi questo è il discorso che dobbiamo fare eventualmente quando parliamo delle trezzere. Sì. Perché come costruivano le trezzere. E poi vedo un altro discorso. Questo lo faremo nella prossima puntata. Benissimo, concludiamo quindi con questa escursione in via Napoli con il signor Francesco Zappalà, che ci ha raccontato moltissime storie. Un saluto grazie a tutti. Grazie, vi ringrazio.